dopo parecchi anni di interventi per il recupero archeologico, chiesa di San Pietro in Mavino di Sirmione, riapre al pubblico, riapre al culto, soprattutto riapre un po' la storia. Alessandro Martincioli, neoeletto sindaco, ne ho letto perché dopo le recenti elezioni, comunque già sindaco prima di Sirmione, oggi inizi bene questa tua nuova mansione di sindaco per 5 anni ancora. Beh, credo che la mia prima uscita pubblica coincida con questa inaugurazione, anche se la vera apertura l'abbiamo con la presenza del vescovo, un signor Giuseppe Zenti, celebrata il 10 aprile. Penso che sia per me ben augurante perché indubbiamente qui siamo davanti ad un gioiello, una perla della grande collana che è la nostra Sirmione. San Pietro di Torino per i sirmionesi sarebbe stato un punto di riferimento non solo per il discorso storico, ma proprio come discorso religioso. Avete voluto ridarlo ai cittadini, ai turisti, anche perché è un luogo molto bello turisticamente, ecologicamente. Ci saranno altri interventi in questo settore? Ma questo deve essere un punto di partenza. L'abbiamo regalato soprattutto ai sirmionesi, ma anche agli ospiti. Qui si respira cultura, si respira serenità, spiritualità e credo che questo merito vada dato assolutamente in primis a Monsignor Don Avelino d'Ambon, perché con la sua caparbietà ha coinvolto tanti soggetti che dopo hanno collaborato per raggiungere questo grande risultato. Penso che Sirmione, Lago di Garda, il Paese Italia meriti questo, riqualificare, valorizzare un grande patrimonio artistico che è una nostra grande ricchezza e assolutamente questa è la direzione giusta per rilanciare il Paese. Brescia provincia, oggi pochi minuti prima di questa inaugurazione è stata lanciata, messa le basi ad un'associazione nuova che riguarda il percorso dei Longobardi. Silvia Razza, assessore alla cultura, è arrivata in ritardo a Sirmione, perché così si è portata anche questa notizia, ma soprattutto ha voluto essere presente per questa inaugurazione, diciamo la seconda, la prima è stata fatta col Vescovo, questa è un po' più civile. Un altro sito importantissimo che ritorna a splendere nel centro di Sirmione, nasce questa mattina a firma della Giunta Provinciale, il Centro Studi Longobardi, in collaborazione con Regione Lombardia e altri comuni e province della Lombardia, proprio a testimoniare l'importanza di questi percorsi all'interno del nostro territorio che devono essere promossi e messi in rete, soprattutto in vista di Expo 2015. Il lavoro fatto dalla provincia di Brescia con la Fondazione Arcus di Roma, il reperimento fondi che è sempre essenziale, che ha permesso la chiusura dei lavori. Anna Raimondi è la direttrice, direttore dei lavori e progettista di questo recupero, di questo restauro. Durato anni, lei è giovane, però i lavori sono durati parecchi anni e per fortuna sono finiti. Ecco, vogliamo parlare un attimo di questi lavori? Sono stati fatti importanti scavi di tipo archeologico, che questo ha portato via molto tempo, sono durati circa 2 anni, però hanno potuto rinvenire degli importantissimi ritrovamenti risalenti addirittura al VI secolo d.C. I lavori poi sono continuati con delle opere sicuramente urgenti che andavano fatte per la salvaguardia del bene ecclesiastico, come appunto lavori di riparazione e di manutenzione della copertura che presentava delle forti infiltrazioni di acque meteoriche. Quindi sono proseguiti con la valorizzazione in parte degli scavi, chiaramente accompagnata sempre a un coniugamento con quello che è anche l'adeguamento di tipo liturgico. E quindi un progetto di valorizzazione e di uso anche futuro della Chiesa che speriamo adesso da questo punto in avanti possa comunque ritrovare la sua funzione. Monsignor Evelino d'Albone è colui che credo che ha fortemente voluto, nonostante gli anni, tanti anni sono durati questi lavori, lei ha fatto una bellissima storia un po' della Chiesa, delle Chiese di Sirmione. Cosa le ha colpito di più di questa Chiesa? Questa Chiesa è un gioiello. Prima di tutto richiama la fede degli antenati, quindi dei sirmionesi di un tempo. E questo è molto importante perché il restauro ha significato se riusciamo a capire che c'è da restaurare la nostra persona, quindi la nostra fede. Allora, le radici cristiane di una comunità evidentemente ne sono il fondamento. Non deve essere solo una riscoperta così archeologica, storica, ma da lì procedere per poi il servizio pastorale poterlo compiere davvero in grande. Due dati, 2 anni storici di questa chiesa. Uno, che è il più importante,
nel V-VI secolo, questa parte absidale della chiesa precedente, perché prima non sapevamo che ci fosse e quindi la data davamo VIII-IX secolo. Poi l'altra 1320, proprio sulla facciata della chiesa c'è un mattone con questo numero sopraelevato, eccetera, ed è molto interessante perché è la data di una ristrutturazione di questa chiesa. Lei ha parlato anche dell'altra chiesa che c'è all'ingresso di Sirmione, avete fatto i restauri anche lì, insomma è bello stare a Sirmione. Allora, qualcuno mi diceva, nel borgo di Sirmione chi entra c'è già una chiesa, chi arriva alla fine prima delle grotte c'è un'altra chiesa che è questa, e in tutte e due, oltre a quella principale che è officiabile quotidianamente, Santa Maria della Neve, c'è l'Eucarestia in tutte e tre, per cui non sono luoghi così soltanto per una visita, una sosta, ammirare l'arte eccetera, ma c'è anche la presenza Eucaristica ed è molto importante. E poi l'ultima novità che ha detto è che probabilmente ci sarà un eremita qui, sì, che terrà aperta la chiesa. Sì. E speriamo che tutto proceda prossimamente di poterla avere, e quindi questa chiesa parla ancora di più.